Buonasera, buonasera e benvenuti a questa prima puntata del 2018 di Ci Divertiamo. Fermo il campionato di Serie C, riprenderà il prossimo 20 di gennaio. Ci concentreremo soprattutto sul campionato di Serie D che invece ha ripartito domenica scorsa con le sette formazioni abruzzesi che sono scese in campo. Attenzione però perché nel corso della puntata più avanti ci sarà un'intervista realizzata al Presidente Luciano Campitelli che parlerà proprio del mercato del Teramo, del calciomercato teramano. Allora, vi presento subito gli ospiti di questa sera. Buonasera e benvenuto, ben trovato Carlo Iacovitti, è stato già ospite della nostra trasmissione, direttore generale dell'Avezzano. Buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Lui invece c'è sempre, Tiziano Lauducci. Eccomi Buonasera qua, Tiziano, il nostro buon anno a opinionista. tutti, ciao, buonasera. E buonasera anche, e anche i complimenti sono d'obbligo perché avete battuto la capolista, niente male, prima sconfitta esterna tra l'altro del Matelica, il direttore sportivo del Pineto, Roberto Giammarino. Buonasera. Buonasera a tutti, buon anno. Buon anno. E poi Enrico Giancarli, collega di redazione. Enrico, buonasera. Buonasera, buon anno anche da parte mia agli amici di Ci Divertiamo. Bene, io partirei proprio da te, Enrico, perché hai un impegno, io ti ho strappato da questo impegno momentaneamente, quindi puoi stare con noi poco tempo, 10-15 minuti, no? Partirei con te perché insomma c'è questa situazione societaria, non tecnica del campo, in cui l'Aquila è ancora molto caotica questa situazione. Sul fronte tecnico, ripeto, in campo i ragazzi, la squadra vanno piuttosto bene, tutto sommato, non, perché da metà metabolizzare tutti i problemi che ci sono stati e ci sono è difficile. Quindi giocano, lottano su ogni pallone, però insomma la situazione societaria non è ancora chiara. C'è il nuovo amministratore Miani e poi c'è invece un'altra persona che ricopre, non so di preciso quale ruolo, Dionisi, comunque è una persona che è molto vicina, credo, alla squadra. Però queste due persone, per usare un eufemismo, hanno un rapporto un po' freddino, eh? È così? Allora, intanto grazie a te Paolo per l'invito perché credo che sia giusto fare un po' di chiarezza su quella che è la situazione societaria dell'Aquila perché diciamo subito all'Aquila siamo in un momento in cui il disordine è la normalità e in questo grande disordine la squadra di Battistini, il progetto tecnico sta facendo delle cose strepitose. Vedi, al mio fianco c'è Roberto Giammarino a cui voglio fare intanto i complimenti per la meritata vittoria di domenica contro il Matelica, ma più in generale per il meritato posto nei playoff che si stanno conquistando a suon di risultati dopo un inizio non facile, causa anche tanti infortuni. Vedete, a Pineto c'è un presidente serio, preciso, che garantisce quella che è la normalità, ovvero poter giocare a calcio in maniera chiara e precisa. E quindi al Pineto, Isola Felice in Abruzzo, vanno fatti i complimenti. Cosa manca all'Aquila? All'Aquila manca proprio questa normalità. Manca questa normalità perché tu hai detto che è arrivato un nuovo amministratore, che è Miani, che lo scorso anno era ad Ancona. Io non voglio assolutamente giudicare il passato, non voglio toccare nessun argomento che riguarda il nuovo amministratore perché non lo conosco e come tale io sono abituato a giudicare per quello che vedo. Però è chiaro che fino a questo punto l'Aquila ha cambiato 3-4 amministratori. Questo è un dato di fatto oggettivo, aver cambiato 4 amministratori. Battistini, che è l'allenatore e poteva essere forse il primo ad abbandonare tutto, è Sì, rimasto con grande ma attaccamento infatti all'ambiente, alla maglia, il no? progetto tecnico Battistini e ragazzi da 10 in pagella, però l'Aquila ha cambiato. Che cosa ha fatto di concreto questa società che doveva traghettare verso la rinascita, verso il risanamento? Che cosa ha fatto? Ha cambiato 4 amministratori. Ora, 4 amministratori, ho detto in un articolo di ieri, se fossero stati allenatori, Zamparini sarebbe tolto il cappello di avete fatto più di quello che faccio io. Quindi credo che sia una barzelletta cambiare 4 amministratori. E questo è il primo dato di Ecco, ma fatto. perché sono stati Boh, non lo so, avvicendati, se non lo Enrico, sai tu secondo Paolo, te? Tu figurati che se lo segui puoi. Non molto lo so, non lo so in perché. particolare Non lo tutto, so ma in perché, non lo so particolare perché. Perché l'ambiente sinceramente non lo so. Mi rosso-blu. viene da pensare perché non era una situazione facile da gestire, adesso c'è da fare un bilancio. Non è stato possibile farlo prima il bilancio, non mi chiedere perché, che non posso rispondere a domande di cui si è solo il sentito dire. Però adesso è d'obbligo fare un bilancio perché c'è la legge che dice che oltre il 28 Certo. febbraio anche l'ultima ineccepibile delega scade e allora mi chiedo dove sta il bilancio? Chiarezza.
Allora, quello che manca all'Aquila è la chiarezza. Dove sta il bilancio? Prima cosa. Diamo tempo al nuovo amministratore, per carità. Però il bilancio, soprattutto, come si vuole ripianare questo debito? Debito importante, ci dovete dire. Ma cosa ci vuole a fare una conferenza e a dire? Il debito è X, Y, Z. Certificare un debito, se uno lo vuole fare, cosa ci vuole? A proposito di conferenze, aspetta Paolo, in fammi settimana finire. Potrebbe esserci qualche conferenza che tu sappia? No, al momento non lo so, però se me lo dici tu, tanto qui cambiano cose ogni 3 secondi, non è che se cambia la quarta mi meraviglio. Come si risana il debito? Allora, c'è un debito importante. Non si può certificare, Roberto, un debito dicendo forse abbiamo debito con quello, forse abbiamo debito con quella. Certifichiamo il debito e si dice l'Aquila con l'erario questo, con le banche questo, con i fornitori questo. Magari si viene in mente a un super investitore, perché l'Aquila è il cantiere più grande d'Europa, non ce lo dimentichiamo, viene in mente a un super investitore che vede le carte vere e dice a me questo debito non mi spaventa, me lo prendo. Ma me lo volete dire qual è il debito? Chiarezza, vogliamo riprogrammare una rinascita, un tentativo di salvezza? Chiarezza, quale è il debito? Il debito è questo? Perfetto, arriva Gianmarino, imprenditore, miliardario di fuori, gli piace il calcio, è innamorato dell'Aquila, dice questo debito non mi preoccupa, però almeno so che il debito è A, B e C. Come si sta ripianando questo debito? Facciamolo vedere. Ma se è una cosa semplice far vedere le ricevute del pagamento, perché non lo facciamo vedere? Punto interrogativo, e non ci torno più su questo. Detto questo, Paolo, la situazione è una situazione grave, perché c'è la squadra che sta facendo benissimo, ma non c'è la chiarezza. La sensazione dall'esterno è che una lenta agonia, la ricerca di sentieri più contorti per non arrivare a finire l'avventura di questa società, ma non si vuole finire per ovvi motivi. Ma cosa ci vuole ad avere un po' di chiarezza e dire la situazione è questa, cerchiamo tutti insieme di salvarla? Come? Con la chiarezza. Poi, le strade, se si vuole fare veramente, si trovano, ripeto, nulla contro il nuovo amministratore perché è arrivato da poco, a me non interessa il passato, io sono abituato a giudicare il presente, quindi nulla contro il nuovo amministratore, ma è chiaro che una società che in 4 mesi cambia 4 amministratori, non 4 allenatori o 4 centrocampisti o 4 direttori, 4 amministratori, vuol dire che ha problemi gravi. Intanto, se li vogliamo rendere meno gravi, fateci vedere qual è la situazione. Svegliamoci, svegliamoci, perché se questa stagione tra raccogli di qua e raccogli di là si riesce a portare al termine, perché comunque l'Aquila ha preso 3 stipendi, ora prende il 4º, magari non è l'Isola Felice Pineto, ma ci sono squadre in Italia che stanno molto peggio, quindi non è tanto questo il problema, però se si vuole provare a riprogrammare per il futuro, quindi non si arrivi a giugno che ancora non si sa se è stato abbattuto il debito, arriviamo a giugno con una situazione chiara, scritta e certificata, e vedrete che il cantiere più grande d'Europa, con cose chiare, le attira gli imprenditori, non i prenditori. Perfetto, grazie Enrico, sempre molto chiaro, rimane ancora qualche minuto con noi. Non so se qualche ospite vuole intervenire su questa Tiziano, su questa. È chiaro quello che ha detto il direttore, quindi meglio di così. Non sono direttore. Va bene. Direttore Roberto, non sono io. Per ci sono due direttori qui, c'è il direttore sportivo e il direttore generale. E non è niente, sono io. No, va bene così. Va bene, allora. Niente, c'è soltanto da dire, insomma, speriamo che tutto si possa risolvere per il bene del calcio regionale, soprattutto, certo. E anche per la città di Aquila, che non merita tutto questo caos che ormai sono anni che si porta dietro. L'Aquila, detto per inciso, domenica scorsa ha pareggiato 0-0 a Monticelli. Certo, Monticelli lo troviamo giù in classifica, però è un Monticelli diverso rispetto a qualche settimana fa, perché c'è stato il mercato e quindi sicuramente... Paolo, scusa, mi sono dimenticato una cosa, perché poi magari non vuole sembrare che questi sono i risultati, troppo cattivo quello che ho detto, proprio per semplificare il mio discorso. Se io vado al bar e mi prendo un caffè e lo pago 1 euro, e tu mi chiedi fammi vedere come hai pagato un caffè una volta, io magari l'ho buttato lo scontrino, lo butto la seconda, ma se me lo chiedi sempre la terza volta ti porto lo scontrino del caffè. Ecco, quello che chiedo io è, se è così semplice pagare, far vedere che si sta risanando, io ci credo, mica non ci credo, perché è vero che si sta risanando, magari un possibile acquirente vuole vedere come, e che ci vuole a farlo vedere? Chiarezza, tutto qua. Perché non lo mettono in evidenza? Non lo so, questa è la problematica, forse che mi fa pensare. Anche il cambio di tutti questi amministratori potrebbe esserci dietro la regia di qualcuno, non so, poi senza fare dietrologia. No, fa pensare cose, perché come dice Giancarlo, cioè se una cosa è stata pagata, fammi vedere la ricevuta, che problema c'è? Certo.
Oppure insomma, se si deve pagare, far vedere la nota di pagamento che della, si deve effettuare. Dei giocatori, dello staff tecnico e di tutta la città, cioè, questa omertà è quella che si chiarisca ingiustificata, questa situazione. Questa omertà è ingiustificata. No, ma magari sarà, Paolo, vedi, magari sarà come per dire un po' di superficialità, no? Uno dice, ma no, ma l'ho fatto perché, che problema c'è? Va bene, io lo capisco che l'hai fatto, però farlo vedere per chiarezza, perché, e chiudo veramente, un debito certificato significa che ci sono le firme, certo, su tutto. E magari, che ne sai, trovi una persona che dice, ok, io quel debito certificato così, io qui c'è, dico una cifra a caso, che non c'entra nulla, 1 milione di euro di debito come verso i creditori. Io ho un amministratore talmente bravo che fa le trattative di mezza, riduce addirittura di un quarto con le trattative, con le transazioni, quel debito, io sono convinto che su 1 milione io sono bravo, a 250.000 euro pulisco tutto. Ma perché non dare questa possibilità? Certo. Ci vuole tanto? Io ci credono in tanti. L'Aquila è il più grande cantiere d'Europa per quanto riguarda i fatturati, purtroppo, perché il purtroppo è riferito al 2009. Certo. Però c'è anche qualcuno, lo disse il sindaco Celente a una nostra intervista 3 anni fa, con gli introiti che giravano all'Aquila si poteva fare la Champions League di calcio, ma è possibile che non si riesca a fare con dignità una Serie D? Dai, su! E speriamo vivamente di cuore che si riesca quantomeno a chiarire, come ricordava Enrico, la situazione. Solo chiarezza, io ho detto, Paolo, ci mancherebbe altro. Perfetto, allora, un altro, ancora qualche minuto, Enrico, dai, perché volevo coinvolgere, non tanto su questo discorso, ma volevo dare parola ai nostri ospiti. Allora, cominciamo con il direttore generale dell'Avezzano. Intanto, l'Avezzano, l'abbiamo visto prima con la grafica, avete pareggiato 2-2 a Iesi, però due volte siete stati raggiunti, due punti persi, diciamolo, sì, sì. Francamente tocchi una nota dolente, perché effettivamente abbiamo disputato sicuramente una buona partita, siamo andati in vantaggio due volte, però abbiamo, diciamo, compromesso un po' tutto. Avete giocato anche con l'uomo in più. Ma 10 minuti, ma diciamo che la partita era già chiaramente sul 2-2, sul 2-1. Ecco, perciò quindi avete subito il gol in superiorità numerica vostra. La stavamo controllando in maniera tranquilla, anzi avevamo avuto anche un'occasione per chiuderla, però purtroppo ci sono stati due errori in fase difensiva che ci hanno condannato. Quindi diciamo errori individuali che possono accadere, sì, ovviamente, no? Perché possono è vero accadere, che è un gioco di squadra il calcio, però poi quando c'è l'errore... Certo. A volte non si può rimediare, no? No, quello purtroppo no, anche perché sono arrivati due errori da due calciatori che sono notoriamente, a parte super professionali, ma fanno del rendimento costante, certo, ad alti livelli. Lo so, loro... però può accadere, accade a tutti. È accaduto così purtroppo e dobbiamo dire che effettivamente abbiamo perso due punti, anche se la Jesina, sapevamo, è una squadra tosta, arcigna, non a caso ha battuto anche con il Matelica e è stata l'unica sconfitta interna del Matelica, e anche a Pesaro mi sembra che abbia vinto la Jesina, sì, per cui è una squadra tosta, però noi siamo andati lì, ce la siamo giocata, abbiamo fatto una buona partita, purtroppo alla fine siamo tornati a casa con due punti in meno. Anche se il gol, direttore, è venuto anche per un blackout della difesa, che come ha detto, sì, Giampaolo, ci sta, insomma, può anche succedere, certo, uno sbaglio individuale, e ahimè, insomma, si è preso questo gol balordo che al limite con sì, un po' più di attenzione si poteva evitare. Ecco. Sì, però, sì, sì. Quello, ma ti ripeto, sì, poi gli errori sono arrivati da due calciatori, Tariuk e Lombardo, che sono due veramente Tariuk, due che garanzie, aveva segnato anche il gol, esatto, il primo gol dell'Avezzano. Il primo, sì, gol, siamo andati in vantaggio appunto con un gol di Florin, che è stato molto bravo, lui quando va avanti e fa le sue sortite offensive è sempre molto pericoloso, non è nuovo a queste... Allora, facciamo così, visto che domenica prossima ci sarà proprio il derby al Dei Marsi contro la Vastese che è stata bastonata in casa 4-0 dal San Marino, adesso noi vi proponiamo proprio un'intervista realizzata da Federico Cosenza al giocatore Stivaletta della Vastese, sentiamo che cosa ha detto, anche perché può essere spunto per poter commentare in studio quello che dice il giocatore. Prima però salutiamo Enrico Giancarli che ciao, deve andare Paolo, via, grazie Enrico di essere stato con noi. Un viaggetto da fare. Perfetto. Ciao, ciao Paolo, Enrico. Un saluto a tutti. Allora, sentiamo ciao, Stivaletta. Paolo. Cristian Stivaletta, il 2018 inizia male per la Vastese, dopo circa 3 mesi arriva una pesante sconfitta contro il San Marino. Sì, una sconfitta molto pesante, brutto prendere 3-4 gol in casa,
Adesso ripartiamo dagli errori che abbiamo commesso, sperando già la domenica prossima di portare a casa 3 punti. Cosa è successo? Cosa vi è mancato contro il San Marino? Domenica praticamente siamo scesi in campo, ci siamo scesi in campo tatticamente e mentalmente molto, molto male, e ne abbiamo pagato subito le conseguenze. Dopo l'espulsione non ci ha aiutato e la partita è andata a scendere per loro. Dopo il filotto di risultati utili consecutivi, forse avete peccato un po' di sicurezza? Sì, è normale che abbiamo peccato un po' di presunzione in confronto al giorno di andata, che comunque giocavamo molto come squadra. Domenica siamo andati molto sull'individuale, purtroppo dobbiamo capire che per vincere le partite dobbiamo giocare di squadra. Domenica andate a trovare l'Avezzano, un derby sentitissimo. Sì, domenica è una partita che non possiamo sbagliare, molto sentita sia da me che dalla squadra e dai tifosi. E sicuramente andremo là per fare la nostra partita e riscattarci subito dopo la partita col San Marino. L'Avezzano è una squadra di tutto rispetto che sta facendo un campionato più che dignitoso. Sì, l'Avezzano è una squadra molto forte, con giocatori di valore. Noi comunque dobbiamo riprenderci, comunque anche noi siamo una squadra molto forte, ripartiamo dagli errori di domenica, sperando che già la domenica riusciremo a vincere. Che gara dovete fare contro l'Avezzano? Ma la gara che abbiamo fatto in tutte le parti del giorno di andata, cattivi, sempre concentrati, messi bene in campo, sicuramente, se faremo questo, cosa come c'è stata domenica, porteremo a casa la vittoria. E questo era Cristian Stivaletta. All'andata, direttore Iacovitti vinse la Vastese 1-0, no? Sì, anche Volete lì. vendicare, no, questa Beh, sconfitta, ovviamente. sportivamente Però loro parlando, sono a sì. caccia di riscatto, perché dopo la batosta interna, Beh, ma insomma, anche una bella partita noi. sarà, no? Ne parliamo tra pochissimo, perché volevo dare adesso parola anche al direttore sportivo del Pineto, Gianmarino. Roberto, voi avete fatto l'impresa di giornata sicuramente, no? Avete non solo fermato, ma battuto e battuto bene con un gioco, attraverso il gioco, sicuramente avete giocato molto meglio, soprattutto il primo tempo della Matelica, insomma, una grande soddisfazione, no? Ma questa è una squadra che sta crescendo e le soddisfazioni stanno arrivando. Una squadra quadrata, sapevamo che forse nella seconda parte avremmo raccolto qualcosina in più, la speranza era quella. E devo dire che adesso i ragazzi si stanno comportando bene, c'è un bel gruppo coeso, chi gioca gioca dà la parte che deve dare. Considerate che domenica abbiamo giocato con 6 fuori quota, ad Avezzano eravamo in 7, quindi stanno crescendo tutti e siamo soddisfatti. Una cosa, perché c'è stato poi un incidente di gioco al vostro calciatore Fiumara, tutto a posto? È Che tutto è ok? uscito anche in barella, c'è Sì, stato sì. anche il controllo medico, giustamente, No, no? In è stato ospedale. portato in ospedale ad Atri, al pronto soccorso era solamente una forte contusione alla tibia. Oggi non si è Eccolo lì, allenato, qui. però diciamo che dovrebbe rientrare nei ranghi per mercoledì e giovedì. Molto In probabilmente bocca al domani, lupo dopodomani. a questo calciatore. Sì, L'ultima, sì. poi ti faccio fare qualche domanda anche da Tiziano. In genere questa domanda si fa a un calciatore, però se tu dovessi dedicare questa vittoria sulla capolista, in battuta, in trasferta era il Materica, a chi penseresti? Ma in questo momento ti ringrazio per questa domanda. In questo momento lo dedicherei, anzi. Non l'avrei mai voluta dedicare a una persona che purtroppo è scomparsa 2 giorni fa, è l'architetto Daniele Becci. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo e quelle poche volte che ci siamo incontrati è stata veramente una bella persona e ci sono rimasto male, come ci è rimasta male Un po' tutti, sì, è tutta stato un Pescara, tutto l'Abruzzo, fulmine a ciel perché sereno in qualche modo, Io ho condiviso con lui alcuni momenti belli della sua vita no? quando Alessandro il figlio E giocava con noi, ricordiamone qualcuno, sì. con l'Arenato Sì. Curi, ed era un Lui grande ragazzo, appassionato di calcio, lui di grande sport. appassionato, fortissimo, una persona di un'educazione oltre righe. Dire che è una bella persona credo che sia proprio la cosa giusta da ricordare di Daniele Becci. Mi dispiace perché quelle persone lì fanno crescere tutti i territori. Ed è un peccato averlo perso. Pescara sicuramente piangerà una persona importante che ha avuto purtroppo la sfortuna di
andare via troppo pescare, presto. Pescare, aggiungo così, forse pescare si sfugge tutto l'Abruzzo in qualche modo, pescare Chiedi perché lui era stato da pochissimo eletto presidente della Camera di Commercio di Chieti e di Pescara che sono state cose che aveva fortemente voluto lui. Esatto, lui aveva fortemente, però purtroppo, con grande lungimiranza. È vero. Perfetto, allora grazie per questa bella dedica che, come ricordavi, però insomma saresti voluta risparmiare sicuramente, sì, come tutti noi ci stringiamo anzi al dolore ancora forte, fortissimo, lancinante dei familiari di Daniele Becci. Allora noi ci fermiamo per una prima breve pausa pubblicitaria, tra pochissimo torneremo in studio con i nostri ospiti. Bene, di nuovo in studio per la seconda parte di Ci Divertiamo. Gli ospiti di questa sera, ve li ricordo, il direttore generale dell'Avezzano Carlo Iacovitti, che saluto di nuovo, come saluto Tiziano Lauducci, e saluto il direttore sportivo del Pineto Roberto Gianmarino. Poi torniamo a parlare anche abbondantemente del derby, no? Certo, potrebbe essere poi, perché sarà poi domenica. Quando tutto fila liscio in una squadra non ci sono polemiche, per un giornalista è molto difficile andare a spucciare qualche piccola polemica. Però tu ci dici allora, sempre, è una sorta di domanda di circostanza che va detta, perché è un Pineto che praticamente sta andando, come poco fa accennato, a gonfie vele, un Pineto che sta raggiungendo quelli che sono tutti i suoi programmi, soprattutto, ecco, volevo toccare anche quello che è il settore giovanile, che state facendo veramente dei grossi passi in avanti, vero direttore? Ma assolutamente sì, fa parte della ristrutturazione che da qualche anno abbiamo iniziato a fare a Pineto, e non è facile perché ci vuole tempo e la costruzione di una costruire le fondamenta per poter poi un domani avere l'approccio nella maniera giusta per andare nell'eventualità tra i professionisti, c'è bisogno di organizzazione, di strutturare la società. Noi la stiamo facendo, abbiamo fatto i passi giusti che dovevamo fare. 3 anni fa, quando sono arrivato, c'erano i problemi, c'era subito il problema del campo, si doveva pensare più a gestire i campi di allenamento, che ho avuto vita facile perché la società e il presidente Silvio Brocco ha raccolto subito la mia provocazione, da allora abbiamo iniziato subito a iniziare a contattare le aziende per la realizzazione dei campi sintetici, e nel giro di 2-3 anni abbiamo fatto quello che secondo me sono le fondamenta di questa società. È chiaro che la serietà dello staff dirigenziale, con poi l'esperienza, non dico neanche la competenza, l'esperienza che ci porta a fare delle scelte. Io devo guidare questa società a fare delle scelte giuste che non compromettano poi il futuro. Penso che il mio lavoro lo sto facendo. La fortuna di aver vinto subito è stata anche agevole il lavoro. Sì. Forse prematuramente, potevamo aspettare anche un altro anno prima di andare in Serie D, che ci saremmo arrivati secondo me col piede giusto. 2 anni fa, l'anno scorso, siamo partiti male con tanti infortuni, quest'anno stiamo lottando per i playoff. Non è facile portare una società dall'eccellenza alla D e iniziare a lottare per le prime posizioni. Ci sono società come il Motelica domenica che occupa la prima piazza e ci ha messo 7 anni a creare i presupposti per fare dei campionati importanti, quindi piano piano stiamo facendo un lavoro certosino. Ma a tal proposito io ne ho avuto sempre la convinzione, è vero Paolo, anche nelle precedenti puntate l'ho sempre detto, che prima o poi il Pineto comunque veniva fuori, raggiungeva quelle posizioni di classifica che più gli competono, sia per l'organizzazione, per le capacità anche economiche che ha questa società, per la passione che ci mette anche il presidentissimo Silvio Brocco, e i risultati, poi il lavoro paga sempre. Tornando al settore giovanile, direttore, anche i risultati adesso sono anche confortevoli, un under 18 che si sta comportando bene fra le prime posizioni, insomma. Ma noi l'anno scorso abbiamo sfiorato i playoff con l'under 18, sotto età, con i 99. Quest'anno abbiamo un gruppo competitivo, dei giocatori interessantissimi, molti stanno già esordendo in Serie D.
Adesso a turno faremo salire i ragazzi dall'Under 18, saranno 2-3 settimane con la prima squadra e quindi si sta creando. È giocato un Camplone, bravo. Ma ci sono Antonucci, tanti portiere, giocatori, il portiere, sì, ma sì. Sono tutti bravi. Di Federico, Rachini, Zippilli, sì. Sono tutti ragazzi. Figlio 2000. Del più famoso papà, sì. Paolo. Paolo. Di Renzo, che ha già esordito ad Avezzano nella partita. I famosi sette, certo, fuori quota, certo. Stiamo facendo gli allievi di Tiziano Isidoro, i giovanissimi di Vespa, il settore giovanile che sta diventando scuola calcio d'elite. Stiamo facendo quello che dovevamo fare. C'è un nuovo responsabile che il tutto coordinato da Eugenio Natale, che sta facendo un lavoro certosino anche con la scuola calcio. Diciamo che stiamo mettendo i tasselli giusti per fare bene, poi del buon calcio a Pineto. Certo. Diamo uno sguardo alla classifica, mi rivolgo al nostro regista Danilo Cinquino, perché il Pineto con questa vittoria è salito a quota 29, siete proprio a ridosso della zona playoff, sì, no? Era quello che il vostro obiettivo, sì, comunque, il nostro obiettivo dire, era fare un ottimo campionato e lottare per la zona playoff. Oggi, con un pizzico di rammarico, dico che qualche punto manca a questa squadra, perché quello che abbiamo espresso purtroppo non si è verificato. Però il presidente giustamente mi dice che di ricordare il passato e secondo me il calcio poi qualcosa insegna. Nel prossimo futuro ci ridarà. Ah, vi ridarà, tu siamo, dici, siamo, sì. Avete lasciato qualcosa nel girone d'andata, che secondo me qualche partita non è andata per il verso giusto, qualche arbitraggio sicuramente non all'altezza, però devo dire che siamo contenti. Va bene, e comunque avete tolto punti importanti, se riguardiamo la classifica, al Matelica, che adesso forse ha perso anche qualche certezza, no? Perché adesso la Vispesaro è lì ad un punto. Peccato per la Vastese, che in caso di vittoria La Vastese poteva, insomma, approfittare, però sarebbe, ecco, salita a quota 40 invece a 37 punti, sì, ma 16 insomma, partite sono tante, il campionato si deciderà. Matelica, che sembrava schiaccia sassi avviata verso una vittoria, non dico certa però probabile, e adesso Noi siamo una squadra quadrata e domenica l'abbiamo messa in grande difficoltà, sì, e i ragazzi hanno fatto una partita, un primo tempo una partita oculata, gli abbiamo colpito. E credo anche che il Matelica, forse il suo allenatore compreso, Tiozzo, non si aspettasse una squadra così tenace, perché io ho visto una tenacia, ho visto la partita, grande determinazione e tenacia su ogni pallone. Il Pineto, l'aggressività quella giusta, quell'aggressività credo che la squadra l'abbia iniziata a tirar fuori dalla partita con la Vastese, la terza di andata, perché poi io vedo sempre l'ultima, la partita persa con il San Nicolò fu una partita strana, una partita decisa da un signore di Bari, credo che era l'arbitro, ci diede un rigore al 94esimo proprio inesistente, dir poco. Quindi da quella partita con la Vastese, dove avevamo vinto soffrendo con la Vastese, che fece una grande prestazione a Pineto, forse lì non meritavamo la vittoria, però arrivarono i tre punti. A San Nicolò non dovevamo perdere, arrivò la sconfitta, poi abbiamo fatto 14 risultati utili, sì, perché la squadra ci ha iniziato a lottare e a crederci in questa avventura. E invece la classifica ci consegna comunque un Avezzano sempre in zona playoff, nonostante questo rallentamento, no? Anche se fuori casa è sempre difficile vincere, avete pareggiato, abbiamo già detto, una partita che probabilmente poteva darvi la vittoria, però insomma, direttore, tutto sommato anche l'Avezzano sta rispettando un po' la tabella di marcia, anche voi forse, soprattutto guardando alla prima parte del torneo, qualche punticino in più, Sì, potevate effettivamente avere. Sì, però stiamo rispettando quello, insomma, che gli obiettivi iniziali. Chiaramente l'obiettivo è quello di consolidare la zona playoff, non sarà facile perché abbiamo visto che la classifica si è accorciata notevolmente, ma lo sapevamo, perché a parte il Pineto, la San Giustese, lo stesso Francavilla, Francavilla che deve recuperare una partita proprio con Monticelli. Ancora voi sapete qualcosa? Non si sa nulla su una data probabile? Ma c'era un ricorso in piedi, non so, adesso ce l'hanno già discusso, ma non si sa ancora. Giusto, il ricorso, sì, mi riferivo al ricorso, quindi non si sa ancora nulla. Vabbè, direttore. Ma abbiamo fatto poi quel filotto importante, sì, di 11 risultati utili consecutivi che ci hanno portato a quella posizione di classifica, tra l'altro giocando bene, un buon calcio.
poi abbiamo avuto... Avete recuperato anche giocatori importanti, sì, cioè sì. Sono entrati in forma, diciamo, in condizione. Assolutamente sì, poi diciamo che il mister Giampaolo ha trovato proprio la quadratura del cerchio, sì, apportando delle modifiche tecniche proprio sul campo, tattiche importanti. Poi abbiamo avuto lo stop in casa con il Pineto, e a Matelica siamo andati... Ci siamo arrivati in condizioni pessime, diciamo, con 5 infortunati. Poi nel corso della partita abbiamo perso anche Angelo Persia dopo 10 minuti. Come sta a proposito del centrocampista? Angelo oggi ha ripreso a correre. Ha ripreso a correre, oggi insomma sotto le cure del nostro staff sanitario. Non so se sarà disponibile domenica contro la Vastese, però contiamo di recuperarlo almeno per la partita di Monticelli. Oh, il derby si sa è un po' una partita particolare, sì. Speciale. Voi avete indetto anche la giornata bianco-verde, sì. E se non ricordo male da 2 settimane che sono in vendita già i biglietti, quindi ci tenete tanto a questo derby, lo possiamo dire. Avezzano Vasto non sta allo stesso livello, insomma, di Avezzano L'Aquila, però diciamo, ecco, siamo qui, questa è la locandina, no? Siamo lì, c'è grande rivalità in senso sportivo. Certo, ovviamente, vabbè, la rivalità sportiva quando è sana è giustissima. Assolutamente sì, quindi aspettiamo questa partita perché ci vogliamo rifare anche del risultato dell'andata. Abbiamo perso lì a Vasto una partita per un errore individuale in fase difensiva, però non eravamo la squadra che siamo attualmente. Adesso stiamo bene e contiamo di fare una grande prestazione domenica. Tiziano, una domanda al direttore sul derby, anche perché tra poco dovremmo avere in diretta telefonica il direttore sportivo della Vastese, Micciola, che deve parlarci di alcune cose, perché saprete c'è stato un giocatore, Viscardi, che purtroppo dovrà operarsi perché gli è stato riscontrato. Stagione finita per lui, in bocca al lupo di cuore a questo ragazzo. Una perdita grave. Viscardi, un difensore, tra l'altro la Vastese ha anche ceduto al San Nicolò a dicembre, Bagaglino, un altro difensore, e poi nell'ultima partita persa c'è stata la squalifica di Iodice, quindi è una difesa tutta da inventare per Colavitto, ma effettivamente. Magari poi ci faremo dire qualcosa dal direttore sportivo Francesco Micciola, anche perché credo che si stiano muovendo anche in sede di mercato. La domanda. Ma sicuramente i derby sono tutte partite a sé, che esulano un po' dalle partite, da quelle che sono l'ordinaria amministrazione delle altre, per cui ecco, l'Avezzano forse psicologicamente arriva un tantino meglio in virtù di questo pareggio che ha dimostrato di esserci, al di là del risultato, ha fatto una bella partita, meritava sicuramente bottino pieno. La Vastese deve assolutamente rialzarsi dopo questa debacle, questo scivolone sulla classica buccia di banana, che ci può anche stare, e nulla preclude secondo me per il futuro del campionato. Veniva da 13 risultati utili, quindi niente da eccepire. Capita nel calcio una sconfitta. Ecco, ma la domanda per Iacovizzi. La domanda era questa che volevo portare praticamente al discorso che sarà sicuramente una bella partita con un Avezzano che vuole bottino pieno, anche la Vastese. Ecco. La partita aperta, ma partita sono, apertissima. Sono due squadre che giocano al calcio comunque, sia sì. Noi che loro abbiamo una buona organizzazione di gioco, sono due squadre votate a un calcio propositivo. La Vastese ha fatto benissimo fino adesso, anche noi abbiamo fatto un bel campionato. Sicuramente sarà una partita tra due squadre che se la giocheranno proprio a viso aperto, e quindi ci sarà poi l'incertezza del derby. Certo. Allora, facciamo così, Danilo Cinquino mi sta avvertendo che abbiamo proprio in collegamento telefonico il direttore sportivo della Vastese, Francesco Micciola, che ringraziamo intanto. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, allora, a caccia di qualche difensore, lo possiamo dire tranquillamente, dopo purtroppo l'infortunio grave del vostro giocatore Anthony Viscardi, che dovrà operarsi, credo, no? Sì, dispiace per Anthony perché venerdì ha avuto la rottura del nel corso di un allenamento prima della partita, sì, prima della con partita, il San Marino. Una rottura del crociato, esatto. Dispiace perché perdiamo una pedina importante, oltre ad essere un ragazzo serio, anche un valido giocatore. E quindi adesso, tra oggi e domani,
Arriveranno due difensori, da cui un difensore centrale e un difensore esterno destro. Ecco, ma tra oggi e domani in pratica uno è già arrivato. Sì, uno è già arrivato e ha firmato pure. Allora diciamo chi è, perché tanto... È Marco Cane dalla Regina. Marco Cane? Sì, un 92, un difensore esterno destro che ha giocato l'ultimo campionato a Reggio Calabria. Ho capito, quindi avete piazzato questo primo colpo, ce ne sarà un altro, ci stai confermando, domani, Francesco? Domani appena mette la firma, poi lo annunceremo. Possiamo dire pure un altro difensore, non lo possiamo dire. Sì, un difensore centrale, però difensore centrale. Quando firmerà poi lo... Che poi erano in pratica, se non ricordo male, i due ruoli che poteva ricoprire lo stesso Anthony, un giocatore molto duttile. Scardi, anche dal gol facile, ricordo gol facile, tre gol realizzati. Infatti, stava facendo bene, nonostante è ancora giovane, perché è un 96 e dispiace molto, perché è una perdita importante e a noi ci poteva dare molto in questa stagione. Però accettiamo tutto, perché nell'ultimo periodo abbiamo avuto un po' di disavventure, di infortuni, però andiamo avanti e l'affrontiamo così come... Ecco, tra l'altro, Francesco, stavo dicendo che proprio per domenica, in occasione del derby, credo che possa già giocare, no? Dopo la firma può giocare eventualmente, se con la Vitto intende schierarlo. Sì, noi li mettiamo a disposizione del tecnico, poi... Certo, poi sarà lui a decidere. Anche perché stavo ricordando che oltre a Viscardi avete uno squalificato, Iodice. Sì, abbiamo Iodice che è squalificato. E poi comunque Bagaglini non è più un vostro giocatore, lo avete ceduto a dicembre al San Nicolò. Bagaglini quindi... è andato al San Nicolò, quindi lì abbiamo fatto una scelta. Sarebbe stata un'emergenza totale in difesa. No, perché a noi ci ha un po' danneggiato questo infortunio di Viscardi, perché noi stavamo aspettando un difensore centrale del 98, e purtroppo questo difensore centrale, mi avevano fatto delle promesse a me, dei miei amici, io devo prendere un difensore centrale, non è stato, abbiamo un po' perso tempo in questo periodo, perché io aspettavo una risposta, e è venuto l'infortunio di Anthony e siamo rimasti un po' così, eravamo messi male domenica. Però allora Marco Cane, Regina, classe 92, l'altro giocatore domani ce lo puoi dire? Ce lo puoi svelare? Domani. No, io sono abituato a dirlo quando firmano. Quando c'è nero su bianco. Micciola, sono Tiziano, ciao, buonasera. Ciao Tizia, buonasera. Eccoci qua. Ciao. Senti, forse questo derby viene nel momento meno opportuno, fra infortuni, vicissitudini varie, la sconfitta di domenica. Comunque, tutto sommato, come lo vedi questa partissima con l'Avezzano? Sicuramente sarà una partita bella da vedere, perché sono due squadre. L'Avezzano è una squadra importante, costruita per fare bene, con un allenatore bravo, preparato e molto equilibrato in panchina e nelle dichiarazioni che fa dopo la partita. Quindi affronteremo sicuramente una squadra buona, sarà una partita ostica, però sicuramente andiamo lì per battagliare. Io ho detto poc'anzi che la sconfitta di domenica è stato un episodio da cancellare immediatamente. La Vastese comunque andrà avanti e nulla preclude per il proseguio del campionato, gli obiettivi sono e rimangono quello della zona playoff. Sì, vabbè, noi stiamo facendo un buon campionato, è normale che la sconfitta uno ci rimane male, però andiamo a vedere una sconfitta meritata, perché abbiamo perso. Purtroppo noi domenica abbiamo fatto una prestazione negativa, però capita, nel calcio capita. Si perde e si vince, e questo derby può capitare anche in un momento per noi delicato, però a volte nei momenti negativi può succedere tutto dopo, sì. No? Sicuramente andremo lì come siamo andati dalle altre parti per fare la nostra partita, giusto? Andiamo lì, sappiamo di affrontare una buona squadra con molta umiltà, però ce l'andiamo a giocare tranquillamente, senza problemi. Micciola, l'ultima e poi la lasciamo. Per quel che riguarda il mercato,
Poi ci saranno altri movimenti possibili in altri reparti, magari per la Vastese? No, per adesso facciamo questi due movimenti e poi ci fermiamo. Poi, il mercato dei professionisti finisce il 31 gennaio, quindi può succedere di tutto. Perfetto. Allora, grazie, grazie di cuore al direttore sportivo della Vastese, Francesco Micciola, e buona serata. Ok, grazie a voi. Ciao, arrivederci, ciao, Micciola. Ciao Francesco. Buonasera. Ciao. Grazie. Ciao Francesco. Grazie. Allora, tra pochissimo lancio anche l'intervista al presidente Luciano Campitelli del Teramo. Sapete che il Teramo tornerà in campo a tutta la Serie C il prossimo 20 di gennaio. Tra l'altro ci sarà l'impegno del Bonolis, al Bonolis contro il Vicenza, anzi si spera che ci sarà, perché il Vicenza, sapete, sta attraversando una grossa crisi societaria, questa formazione blasonatissima, tantissimi campionati di Serie A, di B, adesso si ritrova in C alle prese con dei grossi problemi economici, e i nostri direttori sanno sicuramente meglio di me che insomma potrebbe anche palesarsi un nuovo caso Modena, chissà, speriamo di no, però insomma fatto sta che il Teramo deve concentrarsi e preparare questa partita del 20, e proprio in questi giorni si saprà anche un po' il destino, quale sarà di questa formazione del Vicenza, perché è stata chiesta la messa in mora da parte dei calciatori, non arrivano gli stipendi, insomma sapremo nelle prossime ore, a partire già da domani. Però tra pochissimo l'intervista realizzata da Massimo Profeta con il presidente del Teramo, Luciano Campitelli. Torno per un paio di minuti sul direttore sportivo del Pineto. Non abbiamo detto però che il Pineto domenica giocherà in trasferta proprio con il San Marino che ha bastonato la Vastese. Vabbè, certo, la partita di Vasto per il San Marino è stata una partita particolare, ha avuto subito strada facile, ha fatto quel bel gol, diciamo quel bel euro gol, poi sono rimasti in 10, è chiaro che poi le partite cambiano, diciamo che forse non c'erano quei 4 gol, io la partita non l'ho vista, certo, completamente, ho visto solo le azioni. Però con tutti i problemi che sta avendo San Marino, che all'inizio proprio a bocce ferme del campionato era stata indicata una possibile, San Marino è una delle squadre non mi sbaglio, assolutamente sì, è stata una delle prime delle squadre che dovevano fare la differenza, sì. Poi ha avuto qualche problema però comunque 27 punti, non è che sta poi tanto lontano dalla zona playoff, è sempre una squadra molto forte, molto è importante. La Vastese purtroppo ha avuto questa è incappata in una giornata. Ma io penso che sia stato più demerito della Vastese, non il merito della Vis, perché come diceva 50-50, dai. Ma sì, 4 gol, quella è una partita, se si giocasse per una settimana di fila, cioè io penso che la Vastese 4 gol non prenderebbe mai. Capita, succede nel calcio. Perfetto. Ma nel calcio credo che Vasto e Micciola e tutta la Vastese stiano facendo un lavoro eccezionale, perché stanno facendo un campionato secondo me irripetibile, per quello che sono anche i valori. Sì, tanti risultati positivi, anche voi ne avete fatti tanti, come l'Avezzano di seguito, quindi questo dimostra la struttura tecnica c'è. Ho sempre detto che Colavito è un ottimo allenatore, Micciola è un ottimo direttore sportivo, sa il fatto suo, ha costruito una squadra secondo me senza spendere tanto. Ha fatto una squadra importante, i risultati gli hanno dato ragione, adesso ha una piccola difficoltà. Insomma, oltre ai soldi ci vogliono le idee, le conoscenze, questo è sicuro. Delle difficoltà. Allora, riprenderemo questo discorso e anche con il direttore generale dell'Avezzano tra poco, perché adesso, come già promesso e annunciato, l'intervista realizzata da Massimo Profeta al presidente del Teramo, Luciano Campitelli. Siamo ospiti degli uffici qui del presidente del Teramo, Luciano Campitelli. A dire il vero, intanto buon anno, presidente. Buon anno anche a te. Ben rivisto, in grande forma, devo dire. Ma forse qualche chiletto in più, perché sotto le feste si mangia, quindi oggi ho mangiato pure una zeppola che produciamo noi. Però insomma, presidente, io mi sento un po' a disagio su questa poltrona, devo dire, presidenziale, quindi si confà la sua figura. Sicuramente presidenziale, era prima che prendessi il calcio, perché erano veramente sì, adesso si sono impoveriti di molto.
Tempo di mercato, caro Presidente, solite schermaglie, si fanno tante chiacchiere, siamo appena agli inizi, però di concreto che cosa bolle in pentola? Ma di concreto io non credo al mercato di troppo, al mercato di gennaio, perché chi ha dei pezzi importanti sicuramente se li tiene. Noi dobbiamo cercare di far felice qualche ragazzo che ha giocato veramente poco e quindi diamo l'opportunità a loro di poter fare meglio in qualche altra squadra. E poi facciamo qualche nome, così almeno coloro che sono in visione d'ascolto, soprattutto i tifosi del Teramo, prendono contezza di quello che stiamo dicendo. Per esempio i vari Diallo, Paolucci, lo stesso Altobelli. Sicuramente Diallo non ha giocato mai, Paolucci mai o pochissimo, e lo stesso Altobelli. Questi vogliono sicuramente cercare anche di iniziare un percorso importante in Serie C, e quindi se c'è l'opportunità da parte loro, noi daremo sicuramente l'opportunità di fargli fare un'esperienza, perché sono dei ragazzi seri, corretti e anche molto bravi. Senza considerare Sumaré, pista estera, però è di proprietà dell'Avellino, lo stesso Foggia che potrebbe trasferirsi al Sicula Leonzio, che ha allenato il suo ex tecnico Aimo Diana, che tra l'altro è stato un buonissimo calciatore di Serie B. Sì, sicuramente fino a due giorni fa Sumaré voleva restare qui, oggi ci fa sapere tramite il suo procuratore che c'è una grossa prospettiva all'estero, e quindi noi è un ragazzo, quindi i ragazzi è giusto che vadano per poter giocare e per poter fare dei contratti anche più importanti. Non è un giocatore di nostra proprietà e quindi andrà via, e lo stesso vale per Foggia, che qui non giocava molto nell'ultimo periodo, e quindi il ragazzo vuole esprimere le sue potenzialità ed è giusto che anche lui faccia la sua strada. Poi sicuramente arriveranno tre pezzi, ma faremo tre pezzi, uno per reparto, Presidente. Uno per reparto, e capire quali possono essere i giusti elementi per il nostro progetto, perché credo che l'interiatura della squadra è quella, e quindi qualche innesto sicuramente giovane, perché dovrà essere ci dovrà essere la possibilità, anche essendo giovane, che anche il prossimo anno possa restare e valersi insieme a noi. Presidente, il Vicenza rischia di saltare, in questo caso verrebbero azzerate le retrocessioni. Sì. Ecco, potrebbero cambiare in tal caso le prospettive del Teramo sul mercato? No, sincero per sincero, io nel mio cuore c'ho sempre un lumicino che mi dice: facciamo i playoff. E per quale motivo non devo pensare a questo? Quindi per me, poi se il Vicenza o altro, a me non, cioè io proprio non lo penso per niente il Vicenza, ma in modo in assoluto, né perché faccio il tifo che venga radiato o meno, perché fare il tifo per il male degli altri prima o poi arrivi il suo. Quindi io personalmente penso, quasi che i miei direttori pensano diverso, io penso perché io sono purtroppo un presidente tifoso, e se dentro di me gli tolgo quel lumicino per fare i playoff, io non posso fare il presidente. Quindi va bene la salvezza, ma va bene anche sognare un qualcosa in più. Ultima parte di questa trasmissione, ci divertiamo, stiamo parlando con gli ospiti di questa sera abbondantemente del campionato di Serie D, ma avete sentito proprio dal presidente Campitelli, intervistato da Massimo Profeta, quali saranno un po' le strategie di mercato della formazione biancorossa, che vi ripeto tornerà a calcare il terreno di gioco il prossimo 20 gennaio. Ci sarà in programma la partita interna, ecco qui la grafica, contro
il Vicenza. Detto questo, Tiziano, allora dobbiamo parlare per qualche minuto anche delle altre formazioni abruzzesi. Certamente ti delego questo compito. Allora iniziamo dal San Nicolò, perché buona la prima, così si dice, sulla panchina Fabio Montani ha subito... Montani che non stecca la che prima. Che non stecca in qualche ha modo. Ha impostato il suo... È riuscito a inculcare il suo credo calcistico. C'è stata questa scossa, no? Come il suo qualche modo di giocare, sicuramente. Poi sono sempre i calciatori che vanno in campo, però insomma. Sì, vabbè, però qualcosa di diverso si è visto. Una squadra, tre punti preziosi contro una diretta concorrente. Ma che scherziamo, punti pesanti per la Agnonese, corsa, allenata da Pino Di Meo. Da Pino Di Meo, quindi anche lui subentrato in corsa. E ha cambiato anche lui. Una vittoria importante perché di fronte la squadra, ripeto, aveva una squadra ostica, una squadra che si è fatto suo, ben messa in campo, allenata da un esperto come Pino Di Meo, quindi la vittoria del team di Montani ha una valenza importante anche psicologicamente per il proseguio del campionato. Io sono fiducioso perché Fabio è uno che ci sa fare, è uno serio, capace, quindi sicuramente delle migliorie in questa squadra ci saranno, ecco, è una questione di tempo. Certo, l'impresa è anche titanica se vogliamo, però il tempo tecnico c'è ancora, le partite sono ancora tante. San Nicolò ha agganciato proprio l'Agnonese a quota 18, al quintultimo posto. Esatto, proprio la Montani zona ce la farà a tirare fuori la sua squadra dalle sabbie mobili della bassa classifica, ecco. Domenica però ci sarà questo durissimo impegno in casa di un Matelica che ha il dente avvelenato, vabbè, purtroppo no? Capolista, perso, questo Paolo, è il calendario. La Serie D è questa, il girone F quest'anno è importante, un girone come si dice di ferro, ci sono tutte squadre altisonanti, e ci sono squadre che puntano a fare bene, non c'è una squadra materasso se vogliamo, tolta magari anche i Nerostellati per problematiche varie e tutto quanto, per cui ogni partita è una storia a sé, ogni partita è un impegno arduo e ogni partita è una battaglia. Quindi, ecco, visto... E San Nicolò ha tutte le prerogative per potercela fare, perché ripeto, ha un gruppo tecnico importante, io convido in Montani, poi il San Nicolò ci ha abituato negli ultimi anni a mostrare sempre un buon calcio e ha fatto sempre dei bei campionati. Beh, sono sicuramente. Che anche quest'anno riuscirà nell'intento. Ecco. Perfetto, tu prima hai accennato ai Nerostellati Pratola, sì. Lo diciamo perché lunedì, proprio dopo l'ultima sconfitta, l'ultimo stop interno 2-0 al Pallozzi di Sulmona contro il Castelfidardo, ci sono state le dimissioni irrevocabili, anche se sofferte, da parte del tecnico Matteo Di Marzio. Guarda, adesso io voglio spezzare una lancia, sì, in favore di Di Marzio in questo senso, perché lui comunque ci ha messo la faccia in ogni partita, in ogni situazione, è stato sempre spesso e volentieri il capo espiatorio, si è preso e si è assunto le sue responsabilità. Eccolo qua, Matteo. Esatto. E quanto voglio dire, molte colpe neanche lui ce l'ha, perché ripeto, non è l'allenatore che va in campo, gli è stata allestita una squadra che all'inizio era una squadra di eccellenza, parliamoci chiaro. Adesso ci sono stati molti nuovi arrivi in corso modo, d'opera, no? Qualcosa è stato fatto, ma però è ancora poca cosa, ha preso qualche giocatore che è ancora di eccellenza, non è all'altezza che possa disputare. Ecco, io a questo punto ti chiedo, visto difficile, che comunque il presidente Pace ha detto così, che sicuramente ci sarà un nuovo allenatore, perché magari qualcuno poteva pensare ad una soluzione interna, c'è cioè l'allenatore dell'Università di Corcia, ex L'Aquila, che sì, sì, potrebbe magari fare al caso raghettare del, fino alla raghettare fine. Ma però che sia la soluzione da quello migliore che mi risulta, oggi c'è stata la ripresa degli allenamenti e non c'è stato Di Corcia alla guida della squadra, ma il preparatore atletico. Devono quindi decidere. Devono decidere proprio in queste ore. Si parlava di Meco Monaco, no, che tra l'altro è pratolano, no? Perché o comunque risiede sì, a Prato. Lui risiede là. Ma tu che cosa pensi di questa possibilità? Antonio Meco Monaco è un esperto, è uno di categoria, ha fatto benissimo in Serie D, sarebbe un lusso, magari potrebbe ma andare, la situazione tecnica, andare secondo a te, dare la mano, una mano. Oltre lui dovrebbero arrivare i nuovi giocatori, questa ma è la garanzia sua è no? Quella, e lui vuole giocatori di un certo livello, di un certo spessore, diversamente Meco Monaco non accetterà, secondo il mio modesto parere, lui insomma non è che può andare lì. Non ha la bacchetta magica dall'oggi e vedremo al domani, vedremo in queste ore questa squadra, se non viene
aggiustata, messa a posto in un certo modo come vuole lui. Ecco. Francavilla. Francavilla, vabbè, Francavilla sta facendo il suo buon ha pareggiato campionato. L'ultima a Fabriano, anzi a Castel di Lama, un po' strettino, sì. Perché ha giocato bene, ha sciupato diverse occasioni, non è stato cinico e spietato come nelle altre circostanze, però voglio dire, un pareggio fuori casa è sempre ben accetto, ecco. Ecco, qui c'è da dire anche che Francavilla è sempre senza un attaccante importante, sì, Fofana, sì, sì. E credo che si sia fatto male anche l'ultimo arrivato dal Taranto, Aleksić, si è infortunato per lui, lesione muscolare alla coscia sinistra, quindi sicuramente non sarà della partita contro proprio i Nerostellati, domenica affronteranno il derby, è uno dei due derby in programma, il primo sicuramente per importanza è Avezzano Vastese e poi c'è Francavilla Nerostellati Pratola. Zerbo è stato espulso in questa partita pareggiata 1-1 contro il Fabriano, quindi qualche problema di formazione per il tecnico iorvese ci sarà, però insomma comunque tutto sommato la rosa è abbastanza è una rosa alta, sì. Un po' poi c'è Di Cecco, no, che è stato arruolato proprio qualche giorno fa, il centrocampista ex Lanciano, e anche altre squadre importanti, è un altro giocatore di spessore che darà una grossa mano al Francavilla per raggiungere i suoi obiettivi, ecco, soltanto una questione di tempo, perché ricordiamo pure che Francavilla è partito un po' in sordina con le note. È sempre una neopromossa, non ce lo dimentichiamo. Sì, però voglio dire, la società è importante, la squadra adesso ha i suoi artefici di primissimo piano, per cui farà un campionato sicuramente in grande ascesa, ecco. Allora, torno dai due ai Nerostellati, speriamo bene, però insomma la situazione 5 punti adesso dalla penultima in classifica cominciano a essere. Oh, non so se l'abbiamo detto prima con Enrico Giancarri, ma l'Aquila ospiterà anche, questo è un big match di giornata, perché ospiterà al Gran Sasso d'Italia la Vis Pesaro, quindi insomma è un match in cui i punti valgono davvero doppi, doppio, l'Aquila è alle prese, lo abbiamo sentito prima da Enrico Giancarri con questioni societarie, però intanto la società ha preso una decisione importante anche per recuperare un po' il rapporto con i tifosi, da qui, cioè da domenica prossima fino alla fine della stagione, ha ridotto il prezzo del tagliando d'ingresso della curva, si pagherà 5 euro da qui fino alla fine della stagione, questo è un modo anche un po' per così riuscire a agevolare i tifosi, ma soprattutto a riuscire a recuperare un rapporto che si è infreddolito parecchio negli ultimi tempi. Abbiamo ancora un po' di minuti, li spendiamo ovviamente sia per riparlare ancora del derby che anche dell'impegno a San Marino del Pineto. Allora, direttore Iacovitti. Ho sentito l'intervista del direttore Micciola, ha detto che il mercato dei professionisti è aperto, quindi non lo so se che intenzione non si fermano qui non lo so quali sono le intenzioni insomma della Vastese, però no, per quanto riguarda il derby ne abbiamo ampiamente parlato, anche la Vastese ha 7 punti dal Matelica, sì, e noi siamo a 7 punti dalla Vastese, quindi noi vogliamo accorciare le distanze, no, quindi voglio dire, tutte e due avete un interesse forte. Beh, certo, io gli volevo dire anche ampliato dal derby, tra l'altro, direttore, come ha detto lui poc'anzi, che del derby ne abbiamo già parlato in lungo e in largo, io farei anche i complimenti per l'ottimo lavoro che sta facendo lui a Avezzano. Io frequento Avezzano, conosco un po' quello che è tutta la realtà, e anche Avezzano fatto una grossissima squadra, allestito, non spendendo neanche molto, gli uomini giusti al posto giusto, progetti lungimiranti e di sostanza. Con un settore giovanile che stiamo, più o meno messo a posto. Stiamo ripercorrendo quello che sta facendo il Pineto, abbiamo ristrutturato il settore giovanile, la nostra poi alla fine, se riflettiamo, la nostra squadra è molto giovane. Una squadra molto giovane, a parte quei 3-4 elementi di esperienza di categoria, certo. Però abbiamo veramente una squadra che mi sembra che nella classifica giovani di valore sia la quarta, quindi se ci riusciamo vorremmo anche entrare a far parte di quella classifica. Certo. Ti ringrazio per diciamo, i complimenti, ma che ovviamente vanno estesi a tutti quanti, dallo staff tecnico, dal mister, al presidente, che soprattutto il presidente ci mette tutto anima se stesso, e core, sì, ci mette tutto. Infatti la partita
di domenica scorsa, lui ovviamente l'ha vissuta come una sconfitta, quindi oggi vuole stato... vincere sempre. Sì, ecco, sì, è giusto. Poi ho iniziato un'ultimissima domanda per Iacovitti, però gliela faccio dopo, perché Tiziano, volevo sì, che parlassi tu di questa cosa, perché in qualche giorno fa è scomparsa un'altra figura importante. Beh, del calcio dilettantistico, funerali, non solo dilettantistico, anche oggi sono stati funerali, di Pietro Iaconi. Rosetana. Sì, sì. Rosetana ha portato la Rosetana dalla prima categoria, in C2, C2, quindi sì, tra i professionisti. Poi lui ha lasciato nel 2000. Ecco, questa è un'immagine, ecco, grazie a Danilo, Danilo Cinquini in regia. Sì, io ho avuto il piacere di conoscerlo, chiaramente negli anni che ha trascorso nei dilettanti, è stato un vero gentleman del calcio, un presidente, una persona seria, una persona affabile, capace, ma poi nei modi sempre un po' signorili, mai fuori dalle righe nelle interviste, mai una polemica, proprio veramente un signore nel vero senso della parola, nonché un imprenditore di alto profilo, quindi il calcio dilettantistico e non solo, nella nostra regione, oltre a Becci, piange anche questo grosso personaggio che ha dato tanto al calcio abruzzese e soprattutto al calcio rosetano. Grazie, grazie Tiziano. Non so se Roberto Giammarino, che sicuramente conosceva questo, questo dirigente, o comunque ne aveva sentito parlare, no? Visto anche sì, la vicinanza geografica in qualche modo. No, lo conoscevo Pineto anche per il lavoro, per il lavoro, lui era un architetto e ho seguito in quel periodo la Rosetana quando fece questa impresa di andare in Serie D, in Serie C. Purtroppo la vita è questa. Eh sì, ci regala anche dolori oltre che, sì, oltre che gioie. Ecco, allora, gli ultimissimi minuti, Roberto. San Marino che si è ripreso, voi però avete battuto il Matelica, che gara sarà? San Marino sarà una partita come, come le altre, cioè la, la dobbiamo affrontare con la testa giusta. Pineto non si deve distrarre di tornerà un attimo. Pomante in difesa. Rientrerà Pomante, perché dovrebbe rientrare anche Pezzotti. Zane dovrebbe rientrare, non al 100%, ma lo dovremmo recuperare. Però non è un problema di, anzi, il mister avrà dei grossi problemi per gestire questi in difesa, special modo a tre giocatori che stanno facendo bene. Tutti e tre, Zane, Pomante e Pepe, che è rientrato anche domenica, ha fatto una grande partita. Abbiamo Della Quercia che sta oggi era convocato in nazionale e quindi tornerà domani e si riaggregherà al gruppo giovedì. Stiamo facendo bene, i giovani stanno lavorando bene, siamo, non so se sono uscite le nuove classifiche dei giovani di serie, ma eravamo secondi prima, può darsi pure che siamo in una insomma, posizione Pineto migliore. Pineto e Avezzano vanno di pari passi, i giovani terribili dell'Avezzano li chiamiamo così. Allora facciamo così perché abbiamo ancora un po' di tempo, abbiamo ancora un po' di tempo, adesso però devo chiamare l'ultima pubblicità. Pausa pubblicitaria, a tra pochissimo con gli ospiti in studio. E questa è davvero l'ultima parte della trasmissione, abbiamo ancora circa 16-17 minuti, quindi possiamo tornare anche su alcuni argomenti che abbiamo già affrontato. Tiziano. I programmi vanno quasi di pari passo fra chi? Pineto e Avezzano, ottimi giovani nel Pineto, altrettanti sono quelli bravi che giocano nell'Avezzano, a prescindere da Eramo, che adesso sesto gol, insomma, sta entusiasmando un campionato suo veramente di grande spessore, quello di Michael D'Eramo, che è la bocca di tutti. Speriamo che questo ragazzo possa emergere e volare per altri lidi che sicuramente si merita, ma però ci sono altri validi giovani che vogliamo citare, De Besana, appunto Scutti, lo stesso Lombardi, Persia che è un grandissimo centrocampista. Perché fisicamente ancora deve essere recuperato il giocatore? Sì, ha avuto il problema a Matelica, al ginocchio, fortunatamente si è esclusa ogni rottura, quindi oggi è ripreso a correre, quindi un fisico, Angelo, spettacolare. Noi molto bravo, cerchiamo, speriamo di averlo, di recuperarlo per la partita contro la Vastese, non lo so, questo però il valore aggiunto tra i giovani. Angelo, anche Pollino, che Pollino, ci teme, poi molto Pollino, bravo. Intervenire Roberto? No, io voglio fare un intervento mirato su una situazione che secondo me deve essere assolutamente abolita. Io dico, lo lancio qui, lo dico, l'ho sempre detto, la Lega deve togliere il discorso dei fuoriquota, perché il discorso dei fuoriquota
in questo campionato, in questo momento, secondo me ucciderà i giovani importanti. Quando non si è più fuori quota, ci sono dei giocatori, come è successo a Fabio Grosso, che a 23 anni era ancora con l'Angolana, con l'Arenato Cuneo a giocare, è diventato un grande campione. Oggi purtroppo i 95, i 96, i qualche 97 non può più giocare in questa categoria. Io dico che i giovani devono essere premiati, ma uno che ha un giocatore giovane bravo lo fa giocare come lo faceva giocare 20 anni fa. Il fatto di metterli fuori quota preculiamo a molti ragazzi che sono bravi la crescita. Ripeto, giocatori come Grosso hanno vinto il campionato del mondo, ci hanno fatto vincere il campionato del mondo, e Fabio a 23 anni, se non ricordo male, stava ancora giocando con la Renato Curi angolana in Serie D, in eccellenza, poi passata a Serie D. Quando è andato a Chieti aveva 24 anni, credo, e quindi questa regola sta uccidendo il calcio. Io penso che sia più giusto dare un premio. Ma la ratio di questa regola qual è? Quella di, secondo la Lega Nazionale dei Dilettanti, i giovani devono essere premiati sotto il valore dell'età. Cioè non devi dire deve giocare un 99, un 98, la squadra più giovane avrà nel complesso un premio di 100.000 euro, non di 15.000 euro o di 20 o di 10, come oggi avviene per i giovani di serie. Facciamo valere invece il discorso della squadra, la squadra giovane prende il premio, non il 98, il 99, il 2000, perché oggi tutti i ruoli vengono fatti, portieri, due esterni bassi e esterno alto. Non va bene, perché in quei ruoli noi non tireremo mai fuori nessuno, perché ci sono dei giocatori che hanno bisogno di 3-4 anni per diventare, e ripeto, come è successo in questo caso, secondo me si sta precludendo la strada a qualcosa di più importante. Sono d'accordo, perché poi a volte... Sapete quanti 95, 96, 97 forti stanno a spasso? Vero. Cioè, io a Di Marzio, a Matteo, avevo dato un consiglio. Andate a cercare giocatori che non sono più fuori quota nell'ultimo anno, 96-95, che ci sono tantissimi giocatori forti che non costano nulla, perché questi ragazzi purtroppo, pur di giocare, vanno a giocare gratis. E quella era la strada per una società come per esempio il Pratola, che doveva tirarsi fuori o doveva salvarsi senza fare pazzie. Perché io ammiro il presidente del Pratola e l'ambiente del Pratola, perché... non si sono massacrati, perché oggi se ti massacri, se fai dei danni, poi fallisci, non esisti più. Quindi il fatto di aver gestito la cosa con oculatezza, hanno fatto bene, io l'ho sempre detto, farsi in questa categoria se ti fai male non ti riprendi più, giusto? E poi il prossimo anno ci sarà anche il problema che è il 98 addirittura, cioè 98 è un ragazzino e rischia di non giocare più. Un 98. Cioè, parliamo di è una regola folle. Sì, no, sono d'accordo. No, ma giustamente come ha detto il direttore, poi sono dei calciatori che hanno bisogno di giocare per maturare, sì, certo. Quindi poi alla fine la Serie D è una categoria importante. È chiaro che ci sono dei giocatori forti che veramente stanno a spasso. È un peccato, è un peccato. Purtroppo sì, non ci ascolta nessuno. Questa, che poi quale allenatore è che non fa giocare un giovane forte, per cui a che serve insomma, fargli giocare per forza, vuoi dire. Lo so, è così. Le regole adesso sono queste, magari bisogna tenersi. No, sbagliatissimo. Anche perché tra breve ci sarà anche l'elezione del nuovo presidente della FIGC. Beh, speriamo che qualcuno ascolti queste. Anzi, cogliamo l'occasione di fare un in bocca al lupo, perché ormai è sulla bocca di tutti questa candidatura ufficializzata del presidente già della Lega di Serie C, Gabriele Gravina, abruzzese. Beh, noi abbiamo, in questa trasmissione sì, abbiamo anticipato, anche ospitato, magari esatto. Si candidasse e quindi il potrebbe Gravina. Anche essere lui il numero uno della FIGC. Speriamo, è ancora magari. Tutto da decidere, perché insomma stanno ci sono altre candidature in ballo, poi si convergerà credo su un'unica candidatura, almeno questo dovrebbe essere io penso che sia l'uomo giusto al posto giusto, ecco, persona e capace. Credo che sia proprio a fine mese, il 29 sì, di gennaio se non ricordo male ci sarà proprio l'elezione, mentre il 12 ci sarà l'assemblea della Lega di Serie C, dove Gravina praticamente chiederà all'assemblea di candidarlo, comunque chiederà il permesso tra virgolette di poter accedere sì. A questa candidatura, naturalmente in bocca al lupo di cuore. Volevo chiedere ai due direttori, ottima scelta sarebbe quella di Gravina, veramente. Beh, sì. Sicuramente, non credo che favorirà l'Abruzzo. Beh, porterà, il tifo per lui. Certo. Facciamo il tifo per lui, perché ovviamente è un abruzzese, ha dato tantissimo al calcio, sta facendo molto bene nella Lega di Serie C, per cui
è una figura importante, è una persona seria, preparata, per cui credo che abbia tutti i requisiti per poter arrivare a questa carica. Il nostro territorio ha bisogno anche di queste soddisfazioni, quindi sì. Ben venga un presidente abruzzese nella Lega di Serie A, sarebbe eccezionale. Anche perché Gabriele più o meno vive il territorio. La realtà, quindi, lo vedo. Sì, sì, no. Segue molto. Anche dilettanti, sì. Gli facciamo un grande in bocca al lupo. Certo. Posso dare l'ultima cosa? Perché ce l'ho qua. Sì. Stanno facendo la stessa cosa con gli arbitri. Gli arbitri vengono presi ancora giovani, inesperti, dalle categorie di eccellenza e vengono buttati in Serie D. In Serie D poi, non avendo l'esperienza, sbagliano e si bruciano. Dobbiamo dare il tempo anche a queste brave figure di arbitri, di collaboratori di linea, di crescere con calma, si va alla ricerca del fenomeno, ma il fenomeno diventa fenomeno quando ha preso la sua esperienza. Certo, ma sicuramente la gavetta, la cosiddetta gavetta. Una volta si faceva gavetta. Anche perché tra i vari campionati, promozione, eccellenza e anche Serie D, c'è una bella differenza proprio. C'è differenza, però a livello sto parlando un arbitro così è sempre perché un arbitro. No, ma però, io dico però, questo perché ho avuto più volte modo di parlare, Paolo, con responsabili dell'associazione del calcio, degli arbitri. E praticamente non come hanno dei giocatori, degli arbitri importanti in eccellenza, vengono strappati e buttati nel mondo nazionale della Serie D. E purtroppo non sempre le esperienze fatte quando non si ha la maturità giusta porta a qualcosa di buono. Questa. Ecco, stavo vedendo un po' Marco Cane, prima ne abbiamo parlato, no? Il nuovo acquisto della Vastese, questo difensore di fascia destra classe 92, stavo vedendo il suo curriculum calcistico, lui è nato ad Imperia e si è formato nelle giovanili del Genova e poi ha avuto esperienze soprattutto nella Bassa Italia, ovvero a Crotone, Messina, Reggio Calabria, poi anche Lupa Roma, l'ultima squadra regina, ha giocato nella regina e adesso era svincolato e quindi è stato preso dal direttore sportivo della Vastese, ingaggiato dalla Vastese appunto per poter dare una mano alla formazione allenata da curriculum sì, abbastanza di alto lignaggio, se vogliamo, per cui sicuramente farà bene. 92, quindi anche giovane. E poi c'è anche un altro colpo che ha in serbo proprio nelle prossime ore il direttore sportivo Micciola. Sarà un 98 secondo me. Un 98, sì. L'età lo so, so anche il nome, però non lo posso dire perché devo aspettare Michio. Da dove viene? Dici da dove viene? Ha detto di no, non lo posso. Ma è abruzzese? Non lo posso, no, non è abruzzese. Non lo posso dire. È di fuori. Aspettiamo quello che è la linea di Michio. Dico soltanto l'età, che è un 98. È un 98. È del sud, diciamo che è del sud. Ah, quindi voi lo sapete. Lo sappiamo, lo possiamo. Vabbè, rispettiamo la volontà. Sì, la volontà del direttore. Anche perché fino a quando non ci sono le firme. Esatto, quindi nel calcio si sa all'ultimo. In extremis, sul filo di lana, arriva una telefonata, si blocca tutto e si cambia squadra, si cambiano programmi e tutto quanto, quindi è giusto rispettare quello che dice il direttore, dai. Bene. Perfetto, allora lo abbiamo già detto, però lo ripetiamo, domenica prossima ci saranno, per quel che riguarda le formazioni abruzzesi, due derby, Avezzano-Vastese si giocherà alle 15, ecco, alle ricordiamolo 15. Perché è importante. L'altro derby, Francavilla-Nerostellati, poi L'Aquila-Vispesaro, queste partite alle 14.30. Matelica-San Nicolò si giocherà anche questa alle 15 e non alle 14.30, sì. Proprio per espressa richiesta della formazione marchigiana. E poi San Marino-Pineto alle 14.30, confermi? Sì, confermato almeno. Poi le altre partite che non riguardano le formazioni abruzzese: Agnonese-Fabriano, Recanatese-Jesina, Campobasso-Monticelli, San Giustese-Castel-Fidardo. Ti va di fare l'ennesima schedina che poi non controlliamo mai, Tiziano? L'ultima volta l'ho controllato. E quanti punti? Mi sa 4 l'abbiamo azzeccato. Su 7 però, perché non c'erano derby. Vabbè, comunque dai. Il 60%, siamo un po' pochino. Siamo bene, siamo messi bene. Vai, allora, Avezzano Vastese, qui ti voglio. 1-2, via. 1-2, spendi la doppia. Sì, ci vuole la doppia. Francavilla Nerostellati. Vabbè, 1. Sì, tutto può succedere, però la carta... L'Aquila Vispesaro. Poi tutto può succedere. L'Aquila? Vispesaro. 1x. Matelica San Nicolò.
Matelica San Nicolò, e qui è un problema, vabbè, mettiamo uno su, dai. Il cuore potrebbe dire anche 1X. 1X il cuore sì, però rispettiamo, vabbè, insomma, uno. Il Matelica. San Marino Pineto. San Marino Pineto, 2. 2. Ho fiducia nel Pineto. Va bene. Roberto, che ne dice? Possono andare in cielo questi c'è una cena pagata, allora, no, invece due, sul pronostico sulla doppia Avezzano Vastese, escluso il pareggio? No, perché no. Ci può stare. La partita apertissima, quindi non lo so. Classico risultato da derby, direttore. I derby sì, sono partite strane, insomma. Abbiamo pareggiato con l'Aquila, abbiamo perso col Pineto, abbiamo vinto col San Nicolò. A noi qualche settimana fa, la settimana scorsa, quando si è chiuso proprio il girone di andata, abbiamo fatto vedere ai telespettatori una classifica dei derby tra le abruzzesi. In effetti avete perso tanti punti negli scontri con le altre formazioni abruzzesi. Voi siete al penultimo posto, se non ricordo male. Li abbiamo sofferti. Non so se possiamo recuperare quella tabella, mi rivolgo a Danilo Cinquino, la possiamo far rivedere, perché comunque non ci sono stati derby domenica scorsa, quindi è ancora valida. Ma noi abbiamo perso con il Pineto e con la Vastese all'andata, poi abbiamo pareggiato con i Nerostellati, abbiamo vinto col San Nicolò, abbiamo pareggiato con l'Aquila. Se non ricordo male, 6 punti avete fatto? Sì. In 6 partite? 6 o 7. O 6 o 7. Sì, però chiaramente i derby sono partite così particolari. Anche con l'Aquila vincevamo fino a 5 minuti alla fine, poi hanno pareggiato anche meritatamente, insomma, se la sono giocata fino alla fine, quindi poi abbiamo dato il meglio di noi stessi con altre squadre, insomma, blasonate, abbiamo vinto a San Marino, abbiamo vinto a Campobasso, quindi la Serie D, questo campionato è veramente duro. Invece nei derby il Pineto è andato piuttosto bene, no? Mi sembra di ricordare, Roberto. No, abbiamo fatto dei buoni risultati, anzi abbiamo vinto, tranne con l'Aquila, il pareggio al 96esimo. Poi col San Nicolò, lo ricordavi anche prima. Ma lì abbiamo sbagliato molto noi in quella partita, a parte il rigore al 94esimo. Dovevamo fare meglio prima, nel primo tempo, avevamo avuto tante occasioni. Però acqua passata, guardiamo al futuro. Ma è vero quello che si dice, che a proposito di derby, quando sono di fronte due formazioni abruzzesi, battaglia a tutto spiano, due formazioni marchigiane, magari si vede un po' a chi può essere più o meno utile. No, questo è vero. Il punticino o i 3 punti. Questa è una cosa che si dice da anni. Non è una cattiveria, ma è vero. Ma è giusto che sia così, dai. No, perché è giusto che sia così? No, è giusto il contrario, che non sia così, che si giochi per vincere come fanno le squadre abruzzesi. Non so se riscontrate anche voi questa cosa, noi lo ripetiamo. Questa è una cosa che si dice da tanti anni, anche quando giocavo io. Si diceva che le marchigiane si aiutavano tra di loro, ma sono solamente cose infondate. Poi c'è anche la prova. Nel calcio devi essere leale, devi cercare di fare sempre il tuo. Jacovitti, fra il girone F e il girone G dell'anno scorso c'è una differenza abissale. Io le ho viste le partite dell'anno scorso, tolte quelle tre squadre, le sarde, qualcuna laziale, insomma il resto era poca roba. Quest'anno proprio è un altro livello. Beh, lo scorso anno differenza proprio, sì, ricordo sia qualitativamente che agonisticamente, vero? Sì, lo scorso anno, vabbè, tu hai seguito, insomma, c'erano delle squadre come Rieti, Monterosi, che erano attrezzate, erano buonissime squadre. Poi ce n'erano delle altre, soprattutto quelle di bassa classifica. Dalla cintola in su un po' caro. Sì. Questo è tutt'altro campionato. È difficilissimo giocare, puoi vincere con la prima e puoi perdere con l'ultima. Ogni partita è una battaglia, quindi la differenza tra i due gironi è sostanziale. Mancano 2 minuti, 1 minuto a testa per i due direttori. Roberto Gianmarino, l'ultimo messaggio, ringraziamento. Cosa ci vuoi dire? Anche perché voi dovete vendicarvi dell'andata. San Marino vinse. San Marino vinse 1-0, un gol a freddo, e poi non siamo riusciti a recuperarlo. Abbiamo avuto l'ultima occasione nel 93esimo. Cosa dire? Io ho molta fiducia in questo gruppo, in questi ragazzi, stanno crescendo, hanno fatto compattezza, la nostra forza è proprio quella. Spero di avere qualche gioia in più in attacco, dove abbiamo due giocatori secondo me importanti, che sono Gragnoli e Tomassini, lo stesso Farias,
che è arrivato insieme a Tomassini negli ultimi due mesi. Io spero che comunque quando è subentrato ragazzi... ha realizzato anche gol importanti. Ah, no, ma domenica ha avuto un'occasione importante, però diciamo che abbiamo molta fiducia in questi due giocatori. Diciamo che è il reparto che dovrebbe crescere un pochettino per darci quella continuità. La mia speranza è quella di continuare a fare bene e tirare, mandare più ragazzi possibili avanti, tipo il Della Quercia, Mazzocchetti, lo stesso Ciarcelluti, ma lo stesso, ma sono tutti bravi, quelli che sono nomi, cioè. Giacchetta, che secondo me è già pronto per fare la Lega Pro, giocatore che è cresciuto tantissimo nell'ultimo anno. Mazzocchetti ha avuto meno spazio, è stato convocato in nazionale, secondo me ci tornerà. Mazzocchetti il portiere, io credo di avere i due portieri più forti della Serie D. Grazie di cuore a Roberto Giammarino, direttore sportivo del Pineto. Giacovitti. Per domenica speriamo che ci sia una bella cornice di pubblico, sia da parte nostra che da parte loro. Sarà sicuramente una bellissima partita, quindi venite allo stadio, ci divertiremo e speriamo che vinca l'Avezzano. Sì, Giacovitti, mi sono ricordato proprio adesso quella domanda che ho lasciato un po' in sospeso. Filippo Marracutrupi, il vostro direttore sportivo, è andato via per motivi, lui ha spiegato, personali. Sì, è andato via. Io non voglio sapere naturalmente i motivi personali, però diciamo come leggete questa cosa? Come... Ma motivi suoi personali, ovviamente non entriamo in quell'ambito, ha trovato una sistemazione in Calabria, isola di Capo Rizzuto, credo. Quindi ovviamente non entriamo nel merito delle scelte personali. Certo, perché insomma era un acquisto importante da parte della società, questo, no? Sì, diciamo che ci ha dato una mano sotto ogni punto di vista, però diciamo che andiamo avanti lo stesso, non ci sono problemi. Certo, ci mancherebbe. Grazie anche al direttore generale dell'Avezzano Calcio, Carlo Giacovitti. Gli ciao ultimi a tutti, 30 secondi. Voglio salutare un mio carissimo amico storico, Luca Di Pasquale, che è dietro le quinte. Dietro le quinte? Eccoci qua. Vogliamo farla venire davanti le quinte? No, non c'è. Lo salutiamo di cuore per la tua gentile presenza. Grazie a Danilo Cinquini, il nostro regista. Grazie anche a Enrico Giancarli, che è rimasto con noi una decina di minuti nella prima parte della trasmissione. Grazie anche a Massimo Profeta, che ha realizzato l'intervista al presidente del Teramo, Luciano Campitelli. Buona serata a tutti. Ciao.